Sostenibilità e sicurezza. Questa mattina a Casprete è stato inaugurato il moderno impianto ad osmosi inversa per il trattamento del percolato. Frutto di un investimento di quasi 1,5 milioni di euro, l'impianto consentirà di trattare il liquido direttamente in discarica, evitando così la circolazione di oltre 500 mezzi. Siamo molto contenti, molto orgogliosi di poter mostrare questo impianto, ma la discarica in generale, insomma, si sente spesso parlare, no, di discariche, ma la maggior parte decide, non solo i cittadini ma anche delle istituzioni spesso non hanno mai vista una, per cui oggi utilizziamo questa giornata importante, un'inaugurazione di un impianto osmosi inversa che tratta il percolato appunto che si genera dalla discarica, anche per far vedere come ci sarà poi l'opportunità di fare un giro all'interno della discarica, per cui far vedere come gli operatori di Marche Multiservizi insomma sono impegnati tutti i giorni per mantenere un impianto insomma che sia rispettoso del territorio e dell'ambiente. Come funziona questo nuovo impianto? Questo impianto funziona, è un impianto di osmosi inversa e ultrafiltrazione e funziona come un filtro, è un filtro con dei passaggi molto 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 piccoli, parliamo di milionesimi di metro, quindi millesimi di millimetro, cose che non si riescono a vedere ad occhio nudo, che con l'ausilio di molta pressione, parliamo di fino a 100 bar di pressione, 100 bar di pressione è una cosa, per darvi un'idea, pari a un chilometro di colonna d'acqua sopra le nostre teste, quindi 1000 metri di acqua sopra le nostre teste generano una pressione di 100 bar. Questi filtri con una alta pressione riescono a far passare tra le parti buone, diciamo così, quello che si chiama permeato, l'acqua che è un'acqua quasi distillata e riesce a concentrare le particelle invece indesiderate, che in questo caso sono gli ioni metallici e la parte organica, li trattiene e li concentra in quello che viene chiamato concentrato, che poi viene smaltito in impianti chimico-fisici esterni oppure ricircolato all'interno della discarica per assicurare sempre comunque quel grado di umidità che serve ai batteri per la produzione del biogas, che è un'altra attività che avviene dentro la discarica. Si tratta di un impianto di ultima generazione in grado di depurare 90 metri cubi al giorno di percolato prodotto, rimuovendo fino al 99,99% di inquinanti, con minor dispendio di energia, minori costi di manutenzione ed evitando che il materiale debba essere trasportato tramite autobotti fuori regione. Ha un valore ambientale perché? Perché il percolato viene trattato direttamente nell'impianto e quindi si evitano quei circa 500 viaggi che ogni anno vengono fatti dalle autobotti per portare il percolato a trattare fuori regione. Quindi c'è un risparmio della CO2 ma anche una sicurezza maggiore per l'ambiente, per il territorio e per i cittadini, perché questo impianto poi funzionerà non solo adesso e in funzione adesso durante l'operatività della discarica, ma sarà in funzione anche nel post mortem, che appunto è il periodo per cui anche quando le discariche sono chiuse poi è necessario continuare a gestirle, perché il percolato, per dire, si produce comunque, per cui è una garanzia e insomma anche un indicatore di come Marche Multiservizi gestisce le discariche e i servizi in generale, come li ha sempre gestiti, insomma, all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente. Il tutto anche affiancato al progetto Ape Informa. Sì, è molto, molto carino, perché sono 2 anni in collaborazione con l'università, è un apicoltore, le api appunto sono un indicatore di sostenibilità, è un bioindicatore, di conseguenza sono presenti ben 5 arnie e si produce il miele. Loro, insomma, sappiamo tutti, no, il problema che c'è con la sparizione, come viene detto, delle api, per le questioni di natura ambientale, quindi avere questo impianto qua nella discarica è di nuovo un indicatore, è una garanzia di sicurezza, ma anche un indicatore di come una discarica può essere gestita in maniera sostenibile. Marche Multiservizi continua ad investire in innovazioni per garantire sempre maggiore sostenibilità dei servizi gestiti a beneficio del territorio in cui opera, spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Servizi, Mauro Tiviroli. Certamente sì, come sapete, credo che Marche Multiservizi è stata premiata 2 volte nel 21 e 22 come top utility sulla sostenibilità. La sostenibilità è un nostro must e quindi rientra nella nostra mission, nel nostro codice etico. Conseguentemente credo che questo sia un ulteriore investimento che va in questa direzione.
vorrei evidenziare il fatto che comunque già le altre discariche che abbiamo in post mortem hanno questo tipo di impianto. Questo è ulteriormente innovativo perché comunque è dell'ultima generazione e quindi è un investimento che prosegue nella linea della sostenibilità e dell'economia circolare di Marche Multiservizi.